Ascoltando le parole appunto del sindaco Silvia Chiassamartini, devo rinnovare anch'io questo piacere di vicinanza al comune di Montevarchi sotto il profilo culturale delle mostre che stiamo organizzando, come quella che si è aperta ieri sera, alla presenza anche del presidente Gianni, e anche questo incontro con la realtà calcistica e sportiva dell'Aquila Calcio. Questo mi ha fatto immensamente piacere. La litografia che abbiamo mostrato dianzi è proprio un'esperienza in cui l'arte si incontra col mondo del calcio, che apparentemente sembra distante questa arte e calcio, ma non è così, perché ci tengo a ripeterlo ancora, fin dai tempi del futurismo con il grande Umberto Boccioni si vedeva nel pallone questo dinamismo, questa velocità che rappresentava proprio l'essenza di questo movimento a livello non solo italiano ma a livello internazionale. Poi abbiamo avuto tanti autori, da fino a Guttuso, come stavo dicendo, ricordavano gli anni in cui c'erano le trasmissioni alla radio gracchianti con le radioline di il calcio minuto per minuto, quindi fino ad arrivare poi ad un grande altro artista, Aligi Sassu, che si è cimentato omaggiando la sua città nell'unico scudetto che vinse. Aligi Sassu era di Cagliari e il Cagliari ha vinto uno scudetto, e in quell'anno appunto questo grande maestro dipinse un grande quadro per la società. Quindi poi Picasso, Dalì, tutti sono cimentati nel mondo del calcio, per cui ecco, c'è questa unione che oggi io ritrovo nella vicinanza con l'Aquila Calcio per i suoi 120 anni, che è veramente un qualcosa che è piacevole per me che l'ho realizzata, bella ovviamente agli occhi, me lo auguro, visivi di chi guarda questo soggetto, e quindi anche, devo dirlo, un invito a portarcelo a casa, ecco, insomma, questa litografia in cui non c'è soltanto il calcio, ma c'è anche la simbologia di quello che deve essere il calcio: deve essere pace, deve essere amicizia, deve essere divertimento puro. Tant'è che c'è un bambino sulla destra che segna proprio la continuità di questi valori, e questo è il messaggio che la litografia voleva dare. Vi ringrazio veramente, grazie.